Manu, spero che anche quest'anno il ciabellone entri tra i tweet preferiti di Woodrom 2016, perché stavo tornando indietro nel tempo, nel frattempo, ok? Di Woodrom 2016 perché l'anno scorso è stato molto apprezzato anche nel feedback wall che trovate lì con i gessetti e potete scriverci senza tema di essere insultati, siate inclusivi e costruttivi, ma lasciateci un feedback. Adesso abbiamo parlato con Dave King di quanto la non adozione di certe pratiche all'interno dell'azienda possa minare la customer experience e quindi quando questa esperienza può diventare poco facile, poco soddisfacente e poco piacevole. E ora accoglierei sul palco Stefano Bussolon che ci parlerà di esperienza Farima con influenza, ovvero cercherà di rispondere alla domanda: quando è che un'esperienza diventa efficace e piacevole, per le persone? E quindi lascio il palco a Stefano. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, vediamo se riesco con la tecnologia e con il timer. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Stefano Bussolon e l'idea che voglio raccontarvi è quella dell'affluenza cognitiva. Solo che per arrivare a lì vorrei fare una brevissima introduzione. Anzi, una ripetizione perché siamo al World Usability Day, per cui sappiamo tutti cos'è l'usabilità. Ma siccome mi servirà per introdurre altre cose, ruberò 30 secondi per ricordare tutti noi che cos'è l'usabilità. Allora, prima stavo dimenticando il chi sono. Io sono appunto Stefano Bussolon, sono docente di interazione uomo-macchina all'Università degli Studi di Trento e lavoro nell'ambito dello, come freelance, come architetto dell'informazione e UX designer e come consulente in giro per l'Italia. Allora, l'usabilità. Ovviamente non me la ricordo a memoria la definizione, per cui è il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso. Per cui sostanzialmente uno degli obiettivi è quello dell'efficacia. Se io voglio andare da A a B, uno strumento, un servizio è usabile se mi permette di farlo. Per cui l'esempio è quello di stamattina, il mio albergo era poco distante da Roma Termini, ho cercato su Google Maps un trasporto che mi portasse qua, mi vedete qua, per cui sostanzialmente la cosa è stata efficace. Ho trovato uno strumento che mi portasse efficacemente da Roma Termini al Parco Leonardo, giusto? Il problema è che l'efficacia non sempre è sufficiente, tant'è che io stamattina con Google Maps avevo tre o quattro opzioni, quella più veloce, quella che mi ci metteva meno, mi ha portato a decidere di fare il percorso Termini-Fiumicino, Fiumicino qua. Nel momento in cui ho parlato col controllore chiedendogli come avrei dovuto fare per tornare qua, mi ha guardato un po' storto dicendo sì, lei ci arriva, però spende sostanzialmente 20 euro in più di quelli che avrebbe potuto spendere facendo quello che mi aveva suggerito di fare Carlo ieri. Per cui sostanzialmente il mezzo che ho trovato era efficace, ma non era esattamente efficiente, perché l'efficienza è sostanzialmente i costi che io devo sostenere per ottenere quello che sto ottenendo. Efficacia e efficienza sono delle dimensioni che io posso sostanzialmente misurare o quantitativamente o qualitativamente. Poi c'è la terza dimensione che è quella della soddisfazione che è molto più soggettiva e che possiamo identificare in due dimensioni che correlano ma sono sostanzialmente indipendenti. Una dimensione di tipo cognitivo, ovvero cerco di l'utente, la persona, fa la differenza fra le aspettative e i risultati ottenuti, e una componente di tipo emozionale in cui fa un po' il bilancio fra le emozioni neutrali, le emozioni positive e le emozioni negative. E ovviamente un buon designer cerca di fare il possibile per minimizzare le emozioni negative e, se può, massimizzare quelle positive, tenuto conto che le emozioni neutrali spesso
sono tanta roba, perché io, l'esempio che mi piace fare è nel momento in cui state progettando l'internet banking e dovete progettare la funzione di pagamento dell'F24, per quanto bravi possiate essere, emozioni positive nell'interfaccia dell'F24 non ci arriverete mai, per cui spesso il punto numero uno è quello di minimizzare le emozioni negative, per cui sostanzialmente questo è soltanto un ripassone. Questo mi aiuta per introdurre l'idea di un'economia dell'esperienza, per cui l'usabilità ci permette, o meglio, dovremmo tentare di, da una parte, massimizzare alcune cose, l'utilità e l'esperienza positiva, e dall'altra l'idea è quella di minimizzare i costi. Ma cosa intendiamo in questo caso come costi? Allora, nell'esempio che ho appena fatto, il costo era economico, ho buttato via 20 euro. D'altra parte però ho risparmiato 5 minuti, un vantaggione, insomma, per cui il secondo tipologia di costi è una tipologia di costi di tipo temporale, quanto l'utente ci mette per fare delle cose. Un'altra tipologia di costi è l'apprendimento, quanto l'utente deve studiare, deve pensare, deve imparare per riuscire ad utilizzare quel servizio o quel prodotto. È una questione di attenzione, per cui quanta attenzione ci deve mettere, è una questione proprio di processi cognitivi, quanto chiedete all'utente di pensare per arrivare da A a B. E dunque possiamo cercare di ridefinire l'usabilità considerandola come un prodotto e servizio usabile se soddisfa i bisogni che possono essere intrinseci e gli scopi che possono essere estrinseci di una persona. Riesce a minimizzare i costi e riesce a massimizzare la soddisfazione e la piacevolezza d'uso. Perché questa introduzione? Perché l'idea che voglio comunicare oggi è che l'affluenza cognitiva può avere un effetto relativamente evidente, che è quello di minimizzare alcuni di questi costi, magari non tanto quello economico ma quello cognitivo, quello attentivo e anche quello temporale. E una cosa un pochino più sorprendente è che l'affluenza cognitiva può essere capace di massimizzare anche la soddisfazione, per cui può avere queste due proprietà. Allora, per minimizzare i costi, l'approccio più semplice è quello di diminuire l'informazione, e a volte è un approccio che, per quanto semplice, è estremamente utile, per cui meno informazione da processare, più facile, più fluente e tutto bene. Il problema è che, come sempre, c'è un trade-off, per cui è vero che spesso meno è meglio, ma a volte troppo meno è meno, per cui sicuramente diminuire l'informazione può essere utile, ma ci sono anche delle possibilità più sofisticate per rendere un prodotto, un servizio, un messaggio, una persona più fluenti, anche non solo diminuendo il carico informativo. E per introdurre questo tema mi voglio rifare ad un Thinking Fast and Slow di Kahneman. Quanti di voi l'hanno sentito nominare o letto? Non tantissimi. Neanche sentito nominare? Ok. L'idea, secondo Kahneman, è che nella nostra mente abbiamo due sistemi di elaborazione. Uno che è estremamente veloce, intuitivo, sveglio e così via, ma che però tende ad essere non molto razionale. Mentre nel momento in cui vogliamo essere davvero razionali, abbiamo bisogno di ricorrere al sistema 2, che è più razionale ma tendenzialmente più lento. Allora, io adesso racconterò un modello che è un pochino diverso, mi sto prendendo il lusso di contraddire un premio Nobel per l'economia, come Kahneman. L'idea è che non sono tanto due sistemi modulari, ma sostanzialmente due tipologie di processi. È pur vero che una delle tipologie di processi, quella del sistema 2, ricorre a delle funzioni cognitive che hanno delle risorse limitate, le funzioni esecutive, per cui l'attenzione, la memoria a breve termine e così via, rientrano nel quadrante del sistema 2, perché il 7 più o meno 2 vi è più noto come slogan oppure no? L'idea è che noi riusciamo a tenere a mente non più di 7 cose alla volta. Per cui è vero che abbiamo delle risorse, dei colli di bottiglia che non possono essere superati, per cui
La prima idea è cerchiamo di fare in modo che l'utente non debba andare sul sistema 2, ma sostanzialmente possa andare sul sistema 1. Però sistema 2 e sistema 1 non sono tanto sistemi, ma come tipologie di processi, per cui sistema 2 è più sequenziale, mentre i processi che sono paralleli ed automatici sono molto più veloci. Per fare un esempio, non so se vi ricordate quando avete imparato a leggere, ma magari quelli di voi che hanno alzato la mano prima, che hanno dei figli, hanno visto come funziona con i loro figli. Imparare a leggere significa fare qualcosa che all'inizio è sequenziale, per cui S-I-S-T-E, si impara così a leggere, ed è assolutamente volontario. Io devo, se non so ancora leggere, il bambino deve decidere di leggere quella parolina. A un certo punto quella cosa diventa talmente automatica che esiste un test, che è il test di Stroop, in cui se io vi chiedo di dirmi il colore di questa parola, è abbastanza facile, nero. Se però questa parola al posto di Word ci fosse scritto rosso, i vostri tempi di reazione sarebbero rallentati, perché vi viene voglia di leggere rosso e non di dire nero. Questo significa che è una cosa che diventa completamente automatica. Allora, gli esperti, ad esempio i maestri di scacchi, sono tali perché sono riusciti a chunkizzare, ovvero raggruppare i pezzi della scacchiera e vedere dei pattern, e dunque sono riusciti ad uscire dal sistema 2, che è più difficile, più lento, ed entrare, se non completamente, comunque avvicinarsi al sistema 1. Ora, la fluenza cognitiva, tutto quello che ci permette di essere più fluenti, di avere un prodotto che è più facile sostanzialmente, permette all'utente di abbandonare il sistema 2 che è lento ed entrare all'interno del sistema 1. Ma che cos'è l'affluenza? Perché a questo punto spero di avervi incuriosito. Allora, l'affluenza, si parla di fluenza percepita perché in realtà è fortemente influenzata dalla difficoltà reale, ma è sostanzialmente una valutazione soggettiva di quanto un compito sia difficile. Per cui ognuno di noi, nel momento in cui deve fare qualcosa, a volte anche esplicitamente, ma quasi sempre implicitamente, fa un po' un calcolo di quanto difficile sarà questa cosa. E quella è l'affluenza percepita sostanzialmente, che, come vedremo, viene influenzata da una lunga serie di fattori, per cui influenza percettiva, influenza linguistica, influenza decisionale e così via, ma l'aspetto più sorprendente è che questa cosa influenza degli aspetti che teoricamente non sono correlati fra loro. L'affluenza percepita tende ad cambiare, ad influenzare i processi di giudizio. Allora, ci siamo messi d'accordo prima con Carlo, sta proprio salendo, per cui facciamo un giochetto sciocchino. Se io vi chiedessi fra me e Carlo chi dei due è più alto, chi vota Carlo? Chi vota me? Hai vinto un caffè. Allora, sostanzialmente la domanda era abbastanza semplice, per cui non c'erano. Se adesso, non vi chiedo di alzare la mano perché potrebbe diventare imbarazzante, ma se vi chiedessi chi è il più intelligente, oppure chi è la persona da cui comprereste una macchina usata, per cui la persona più affidabile, chi è la persona più simpatica, così via, probabilmente il giudizio sarebbe meno netto. Il fatto è che è molto più difficile. Grazie, la spada della forza. È molto più difficile giudicare queste cose, per farle utilizziamo dei proxy. Uno di questi proxy è proprio l'affluenza, la facilità con cui passa un messaggio, con cui interagiamo con un prodotto, con cui leggiamo uno slogan, con cui leggiamo un testo e così via. Se date un'occhiata all'esito dell'ultima elezione negli Stati Uniti, probabilmente chi era il più fluente fra i due candidati, poi vedremo la risposta sostanzialmente. Dunque, l'affluenza, questa facilità percepita che è legata alla facilità reale, non soltanto rende più facile da usare le cose, ma sostanzialmente modifica la fiducia che abbiamo in quel messaggio, la componente, la valutazione estetica, la valutazione effettiva e così via. Per cui possiamo minimizzare i costi ed aumentare i benefici di un prodotto o di un servizio. Cominciamo con l'affluenza percettiva. Allora, qua farò anche qualche esempio. L'idea non è quella di dire guarda che cretini questi, per un motivo molto semplice, che quando li vedremo tutti, ognuno di noi si accorgerà di avere peccato, ognuno di noi avrà fatto un errore di questo genere. Nel momento in cui ve ne rendete conto, recitate 3 volte le 10 euristiche di Nielsen che sarete assolti, per cui l'idea è un pochino quella.
L'affluenza percettiva è la facilità di percepire lo stimolo. Allora, sono cose apparentemente ovvie, ma c'è stata una moda, che adesso mi sembra un po' calando, in cui faceva molto fico scrivere in grigio scuro sul grigio chiaro. Questo sostanzialmente rendeva meno fluente quel messaggio, per cui ho preso un esempio qua e un secondo esempio qua. Questo è carino perché questo grigio scuro su grigio chiaro e testo piccolo ci dice siamo orgoglioni dei nostri traguardi, dei nostri premi e vogliamo vincerne degli altri. Di nuovo, probabilmente questa è gente brava, però mi veniva bene fare l'esempio. Per cui la prima cosa di cui tener conto è il contrasto figura sfondo. Sostanzialmente se il contrasto è basso è più difficile da vedere, da percepire, da riconoscere, da leggere, per cui diventa meno fluente. Voi dite, ok, sì, questo è ovvio. Meno ovvio è il fatto che esperimenti psicologici hanno dimostrato che se l'affluenza è bassa, noi tendiamo a credere meno a quello che c'è scritto, che detta così sembra impossibile, ma in fondo la metafora è poco chiaro, per cui se è poco chiaro magari non è del tutto vero, non ci posso credere. Qui la regoletta è semplice, ci sono degli strumenti anche online che vi permettono di decidere se quel contrasto è accessibile o meno, per cui il suggerimento è fate in modo che il contrasto fra il colore della figura e quello dello sfondo siano accessibili. Un secondo aspetto estremamente interessante è quello della dimensione dei font. Anche in questo caso font troppo piccoli non soltanto sono più difficili da leggere per cui la gente va avanti più lentamente, ma di fatto anche la comprensione diventa, sto dando un'occhiata agli orari, la comprensione diventa peggiore. Altro aspetto, l'idea del font. Qua la situazione è un pochino più ambigua, perché ci sono studi che dicono che il sans serif è più leggibile, ma da questo punto di vista i risultati sono meno eclatanti. Però l'idea è cercate di utilizzare dei font che siano i classici, per cui il Verdana, l'Arial, ed evitate delle cose troppo strane. Un altro aspetto che il designer non può tenere in considerazione, ma che può influenzare solo fino a un certo punto, è la densità dello schermo. Anche in questo caso, maggiore la densità dello schermo e maggiore è l'affluenza percepita dagli utenti. Sembra che i fonti col serif funzionano meglio sulla carta perché ha una densità più alta e che piano piano il loro svantaggio sul monitor stia calando perché sta aumentando la densità dei pixel dei monitor. Un altro aspetto che è estremamente importante è quello della familiarità. Un qualcosa, per cui una figura, un logo, così via, vengono considerati più fluenti se sono familiari. Là c'è l'icona di Londra, giusto? Allora, l'idea è che sostanzialmente se noi utilizziamo un qualcosa o che è noto in precedenza o che è stato presentato anche pochi secondi fa, questo è più facile da percepire, per cui aumenta l'affluenza con tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima, per cui è più riconoscibile, si dà più fiducia e così via. E questo ha un impatto forte non soltanto nel branding, ma anche all'idea che dobbiamo cercare di essere il più possibile coerenti e dunque rispettare sia la coerenza esterna, se stiamo facendo un'interfaccia, dunque fare qualcosa che assomigli alle interfacce degli altri siti, degli altri prodotti, ma anche alla coerenza interna, per cui creare delle linee guida e seguire queste linee guida. Poi c'è tutto il campo della fluenza linguistica. Nella fluenza linguistica l'idea è il messaggio linguistico che deve essere il più facile possibile. E abbiamo valutato tre aspetti. La prima è la fluenza lessicale. L'idea è che dobbiamo cercare di utilizzare parole che siano comuni e facili da comprendere. E nel fare questa fotografia ho scoperto che sul Devoto Oli il termine fluenza non esiste, per cui sto violando questa regola. Un secondo aspetto è la fluenza sintattica. Qua la sintassi è la regola per mettere assieme le parole, metterle in ordine e così via. Anche in questo caso, nel momento in cui utilizziamo delle sintassi semplici, sostanzialmente riusciremo ad avere un'esperienza più fluente e dunque migliore. Cosa succede? Che uno degli esperimenti che hanno fatto ha dimostrato che un testo scritto in maniera semplice
e hanno chiesto ai partecipanti di valutare uno più semplice e uno con parole più complicate, una sintassi più complicata. I partecipanti tendono a giudicare come più intelligente l'autore presunto del testo che ha scritto il testo semplice, per cui non è soltanto più facile da comprendere, ma migliora, come dire, l'immagine dell'autore di questo testo. Altro aspetto legato alla linguistica è la fluenza semantica, per cui l'idea di o ripetere o utilizzare dei sinonimi, sostanzialmente introdurre, fare quello che tecnicamente viene definito un prime semantico per attivare quella classe di parole a cui quel messaggio è orientato. E non si vede tantissimo. Vabbè, l'esempio che voglio farvi è stato utilizzato da Obama 8 anni fa in uno degli ultimi dibattiti prima del voto di 8 anni fa in cui vinse. E racconta, non so quanti di voi l'hanno mai visto, raccontava la storia di una volta, qualche mese prima, che era andato a fare un confronto in una cittadina, ci ha messo 1 ora e mezza, lui e suo staff per arrivare, quando si è reso conto, brutto tempo, insomma, brutta situazione, si è reso conto che gli erano in 20, perché hanno detto, caspita, stiamo perdendo il nostro tempo, vabbè, sono un professionista, ho comunque fatto quello che devo fare, fatto questo dibattito, l'aspetto più sorprendente, c'è una signora di 60 anni che ogni tanto urlava "Fired up!" E allora lui si è un po' spaventato, "Ready to go!" E questa qua ogni tanto continuava a dire queste cose. E fa, a un certo punto ce ne siamo andati e scherzando fra di noi abbiamo cominciato "Fired up! Ready to go!" ed è diventato un po' il nostro slogan. Quello che ha detto lui è "It just goes to show one voice can change a room, and if it can change a room, it can change a city. Can change a city, it can change a state, it can change a state, it can change a nation, it can change a nation, it can change the world." Se facciamo un'analisi dell'affluenza, vediamo 3 cose. Vediamo, primo, che l'utilizzo delle parole sono tutte parole semplici. Se date un'occhiata alla lunghezza delle parole, non c'è nessuna parola più lunga di 6 caratteri. Se date anche un'occhiata, sono tutte parole che una persona di un bambino di 8 anni conosce. Dal punto di vista sintattico, la sintassi non solo è semplice, ma viene ripetuta. Se X, allora Y. Ed viene ripetuta per 4 volte. Non so, e questa è come dire, una reiterazione della sintassi. Da un punto di vista semantico, oltre ad essere parole semplici, ci sono 2 reiterazioni. La prima è sul verbo. You can change, viene ripetuto 1, 2, 3, 4, 5 volte. Non solo, room viene ripetuto 2 volte, lo stesso anche per city, lo stesso anche per state, lo stesso anche per nation. Per cui questo slogan, o comunque questa figura retorica di Obama, è uno degli esempi più chiari di come l'affluenza possa portare ad uno slogan, un messaggio estremamente chiaro. Quando vi ho raccontato questa storiella che Obama racconta molto meglio di me, siete riusciti ad immaginarvi la scena? Qualcuno sì, qualcuno no? Ok. Se ci siete riusciti è una cosa buona e giusta, perché anche la capacità di farsi un modello mentale visivo di questa scena aumenta l'affluenza di questo messaggio. Per cui uno degli aspetti importanti è quella dell'immaginabilità, la capacità di immaginare una scena. Allora, torniamo un po' al discorso di informazione versus soddisfazione. È abbastanza dimostrata, e quasi quasi faccio vedere subito, questo è un esperimento che hanno fatto online con migliaia di partecipanti e decine di siti internet. Prima hanno fatto una misura empirica della complessità e di una serie di home page, e poi hanno chiesto ai partecipanti di valutare la loro, in quel caso proprio visual appeal, per cui l'aspetto estetico, e vedete proprio la curva rovesciata. Troppa poca informazione diventa poco interessante. A un certo punto c'è un picco e poi il tutto scende. Ma questo perché? Perché sostanzialmente più informazione aumenta l'interesse, però nel momento in cui andiamo in sovraccarico informativo, ecco che troppa informazione, sarebbe meglio qua scrivere troppa complessità, diminuisce la soddisfazione.
Ma che cos'è la complessità? Sostanzialmente la complessità tiene conto di tre fattori. Da una parte il numero appunto di oggetti, in secondo luogo la differenza fra i vari oggetti, perché se questo insieme di oggetti è completamente eterogeneo, ecco che aumenta la complessità. E in terzo luogo la possibilità di ordinare, raggruppare in gruppi semanticamente sensati questi oggetti. Tant'è che potremmo dire che una delle funzioni dell'architettura dell'informazione è quella A di selezionare la giusta quantità di informazione, B di fare in modo che questa informazione abbia una coerenza interna, C di fare in modo di raggruppare questa informazione in unità che siano anche percettivamente distinte, e per fare questo ad esempio le leggi della Gestalt possono esserci di aiuto. E se vi ricordate il discorso che ho fatto all'inizio sul sistema 1, sul sistema 2, qua ci stiamo tornando, perché stiamo parlando di cose semantiche sostanzialmente, per cui di contenuti, ma se io nel mio information design riesco ad utilizzare le leggi della Gestalt per raggruppare anche percettivamente le cose che sono legate semanticamente, ecco che utilizzerò il sistema veloce, quello percettivo, e riuscirò ad alleggerire il sistema più lento e più faticoso dell'utente, e facendo questo, mantenendo alta l'informazione, diminuisco la complessità e aumento l'affluenza cognitiva di quel messaggio, di quel prodotto. Altro aspetto che aumenta l'affluenza è la tipicità. Le entità che sono più tipiche tendono ad essere considerate migliori o più belle e così via. Non so se siete a conoscenza di questi esperimenti di morphing in cui vengono presi una serie, allora qui ho la pennina ma non so come si usa, una serie di fotografie di persone, si è data un'occhiata, nessuno di loro è particolarmente bello, qualcuno anche un po' bruttino, e li mettete assieme con questo programma di morphing, ne escono delle figure, nessuna di queste è reale, ma sono sostanzialmente la media ponderata attraverso il morphing delle varie persone. Ecco che sostanzialmente quasi tutte queste figure sono più belline delle figure iniziali che la compongono. E dunque, paragrafando Tolstoi, i belli in qualche modo tutti si assomigliano, mentre i brutti tendono ad essere ognuno brutto per conto proprio. Infine, no, è la penultima, quasi infine abbiamo la questione dell'affluenza decisionale, che è un argomento che con Luca Rosati stiamo portando avanti da tempo. L'idea dell'affluenza decisionale è che se io riesco ad aiutare il nostro utente, il nostro cliente a decidere in maniera più facile, ecco che probabilmente potrò evitare alcuni effetti negativi, ad esempio il deferral, per cui la posticipazione o l'evitamento dell'acquisto e così via. L'esempio più classico è quello delle marmellate. C'era un esperimento in cui avevano due condizioni sperimentali all'interno di un supermercato. C'erano questi clienti che non sapevano fosse un esperimento. Un pomeriggio vendevano 6 marmellate, un altro pomeriggio ne vendevano 24. Ora, nella circostanza con 6 marmellate, vendevano molte più marmellate che nella circostanza con 24. Questo perché? Perché troppa scelta e dunque disfluenza decisionale portava le persone, oddio cosa scelgo, non sanno cosa scegliere e decidono di non scegliere niente. Infine, il rapporto fra l'oramai famigerata affluenza, l'estetica e l'usabilità. Anche qua ci sono degli articoli che all'inizio dicevano sostanzialmente ciò che è bello è più usabile, per cui avevano modificato lo skin, l'apparenza di un sito internet o così via, e quello che era emerso è che l'usabilità percepita era più alta che nel sito bello che nel sito brutto. Poi pian pianino hanno cominciato a ragionare sull'idea che in realtà ci sia l'estetica classica che è diversa dall'estetica espressiva e che sia l'estetica classica che sostanzialmente è correlata all'usabilità. Quello che io voglio raccontarvi oggi è che sostanzialmente nel momento in cui un'interfaccia è più fluente, non solo è più usabile, ma è anche esteticamente migliore. Allora, il tema di oggi era usabilità, ma era anche quello della sostenibilità. Tutto questo ragionamento sull'affluenza è legato all'idea di abbassare i costi cognitivi di un'interfaccia, per cui il messaggio e il legame che voglio dare con questa manifestazione, con questo tema, è che sostanzialmente quello che
in quanto experience designer dovremmo fare è cercare di creare dei prodotti, dei servizi, di interfacce che siano cognitivamente sostenibili, ovvero cercare di non sprecare le risorse attentive, cognitive e temporali degli utenti. E con questo ho finito. Grazie. Ho finito anche la voce, ma non importa. Ringraziamo Stefano Bussolon per la sua fantastica rima, tra l'altro. La rima aumenta l'affluenza. La risposta alla domanda di prima è chiaramente lui più intelligente. Questo non c'è nessuna... Non c'è nessun dubbio. Se ci avete delle domande, alzate le mani e non siate timidi come avete fatto fino adesso. C'è una domanda. Adesso ti mando il gelato. Volevo chiederle l'influenza della Gestalt nell'architettura dell'informazione. Speravo di aver detto, credo di aver detto tutto quello che so, ma l'idea è un pochino questa. Prima creiamo, come dire, una concettualizzazione, una tassonomia delle classificazioni tematiche e così via, e le creiamo su un foglio di carta, su una mappa concettuale e così via. Nel momento in cui le trasformiamo in un'interfaccia, l'idea è che i raggruppamenti, le classi, le categorie siano rispecchiate anche nel layout. Rispecchiate nel layout significa utilizzare i 3 o 4 principi, il principio di vicinanza, per cui le cose che sono fra loro simili devono essere raggruppate e staccate dalle altre, per cui il principio di somiglianza, se decidiamo di utilizzare, che ne so, dei colori o altri aspetti iconografici, ecco che dovremmo essere coerenti per fare in modo che le cose che si assomigliano semanticamente e concettualmente attualmente si assomiglino entro certi limiti anche percettivamente e così via. Sull'idea del principio del destino comune probabilmente potrebbe essere utile nell'interaction design, ma è un pochino fuori tema. È un argomento che andrebbe dovrei studiarlo un pochino meglio. Quello che mi interessava far passare è l'idea che qualcosa di molto concettuale attraverso alcuni accorgimenti può essere trasmesso in maniera percettiva, parallela, più facile da comprendere, da intuire. È proprio l'idea di rendere ognuno di noi degli esperti quanto lo sono gli esperti di scacchi. Gli esperti di scacchi lo sono perché hanno un'esperienza tale per cui vedono anche quelli che gli altri non vedrebbero. Se ricordate la slide del cane di stamattina, a un certo punto, io l'ho vista 20 anni fa la slide del cane, che non si vede il cane, per cui mi era chiarissimo, ero un esperto. Per chi non era esperto, il relatore ha fatto il contorno di giallo, in qualche modo è riuscito a rendere evidente la figura dallo sfondo e ha reso tutti gli altri esperti quanto me. Per cui l'idea potrebbe essere quella di creare delle regole, delle linee guida, delle regole di information design, tali per cui ognuno, pur non essendo un esperto, riesca a cogliere i pattern, le regolarità, la struttura che sono soggiacenti al sistema informativo del sito internet, dell'applicazione e così via. Ho risposto? Ok. È stata una domanda sola, ma io temevo quando gliel'hanno fatta, mi sembrava una domanda tipo il candidato giudichi l'operato di Dio, invece in effetti il ragazzo era preparato, vedete che era più intelligente. Grazie ancora Stefano.